Benvenuti e bentornati. Oggi, sempre utilizzando una fiaba per bambini, vi voglio spiegare che cos'è la paura, che poi negli adulti diventa ansia e che spesso rende tutto più difficile. Così difficile da non riuscire a vedere le soluzioni banali. Allora utilizzo questa fiaba che viene raccontata ai bambini proprio per spiegare che la paura ci fa perdere l'attenzione, ci offusca appunto la mente, tanto che non riusciamo più a trovare la soluzione ai nostri piccoli problemi, piccoli o grandi. C'era una volta un leone, possente e magnifico. Nella savana in cui viveva, gli altri animali lo temevano e non appena si avvicinava, tutti se la squagliavano. A me, la ranocchia, piaceva osservarlo. Quando puntava una preda, se ne stava immobile, con tutti i sensi in allerta. Era un vero maestro nell'arte dell'attenzione. Sapeva come agire, senza agitarsi, agile, svelto, micidiale. Ma un giorno, non potete immaginare la mia sorpresa quando scoprì che il leone era finito nella rete di un cacciatore. In preda al panico, si dimenava in ogni direzione, ferendosi contro i tronchi degli alberi, strappandosi gli artigli contro le rocce nel tentativo di liberarsi. La paura gli aveva fatto perdere tutte le sue abilità. Quando ormai non era altro che una povera bestia ferita, mi avvicinai a lui e cominciai a respirare con calma, ma abbastanza forte da fargli sentire il mio respiro che entrava e usciva, entrava e usciva. A poco, il leone cominciò a inspirare ed espirare al mio stesso ritmo. Un ritmo calmo, sempre più calmo. Alla fine si rilassò e si guardò intorno. Osservò la rete del cacciatore e subito capì che cosa fare. Con un colpo di denti allentò una maglia, lacerò con una zampa la rete che lo imprigionava e con calma si liberò. Il leone aveva scoperto che quando si viene presi dal panico, il respiro è la soluzione. E come sempre spero che questa fiaba per bambini aiuti tanti adulti. Buona giornata.